anche quest'anno, nonostante tutte le difficoltà che sono sorte dopo gli ultimi eventi del Fatto di Torino, si sono complicate la nostra situazione nel creare l'evento, non tanto per l'evento in se stesso, quanto praticamente per tutto quello che comporta diciamo, dalla normativa Gabrielli in fatto di sicurezza e così via, dove sono state necessarie convocare delle commissioni per avere le varie autorizzazioni e così via. Diciamo che questa è stata un'ulteriore complicanza che siamo riusciti a superarle anche grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto, come già avevo fatto presente precedentemente, e non ultimo praticamente di tutto il nostro direttivo e i volontari che praticamente ci sostengono e ci appoggiano in ogni nostra iniziativa, che cerchiamo sempre di più che questo evento si vada sempre più, si allontani sempre di più dai nostri confini, in modo e maniera che possa avere una rilevanza non solo regionale, ma anche al di fuori della nostra regione. Ecco, questo è un po', diciamo, il messaggio che vorrei trasmettere ai vostri radioascoltatori, dove spero che siano in tanti, come certamente lo sono, e vi aspettiamo tutti dal 5 al 10 d'agosto per Cairo Medievale.